Un evento carico di significato che richiede attenzione, solidarietà e incoraggiamento. Bisogna che la nostra società sia sempre più attenta alle esigenze di chi ha qualche difficoltà, qualche esigenza particolare. La comunità civile e religiosa non può essere indifferente, è un segno di speranza per un futuro decisamente migliore. Dare con loro. È una specie di incoronazione. Buongiorno, benvenuti a tutti. Noi siamo felici di essere qui questa mattina sotto il sole splendido di Casola, in questo territorio che è davvero bellissimo, ma siamo felici soprattutto perché accompagniamo come calcio dilettantistico e giovanile, che ha una finalità sociale, una finalità importantissima, accompagniamo un evento di grande sensibilità, di apertura ai temi civili, quelli che sono rispetto ai quali il calcio non soltanto non deve sottrarsi, ma deve accompagnarli e sostenerli con tutte le sue forze, e le sue capacità. Quella di oggi è un'iniziativa lodevole, dobbiamo fare i complimenti all'amministrazione di Casola e a Pasquale Santarpia che si è fatto carico di questa organizzazione. Ben volentieri abbiamo accettato l'invito, speriamo di essere collaborativi e partecipi anche per la realizzazione di future manifestazioni che hanno lo scopo di socializzare, hanno lo scopo di lanciare un messaggio importante. Abili alla vita, grazie. Buongiorno, ci siete? Fatemi sentire la vostra voce. Non ho sentito, più forte. Ok, buongiorno a tutti e volevo ringraziarvi per la vostra presenza che sicuramente oggi è stata, con questa bella giornata, un sacrificio e soprattutto penso che l'avete fatto a giusto modo. Io voglio ringraziare tutti i bambini presenti, tutte le scuole di ballo che sono intervenute, tutte le autorità presenti, il nostro amico arcivescovo, il dottor Alfano, il presidente Pastore, il senatore Cuomo, tutte le rappresentanze di Lettere, istituto di Lettere, l'assessore Anna Di Pimonte e tutti gli altri intervenuti. Perdonatemi se ho mancato qualcuno perché voglio abbreviare i tempi perché fa molto caldo e gli atleti devono iniziare. E in questo voglio salutare la Real Vesuviana che sono venuti da Santa Anastasia. Voglio ringraziare l'Aliante di Castellammare di Stabia. Adesso diamo la parola a colui che lo accogliamo con un grandissimo applauso perché già il nome ci dice tanto. Francesco Alfano, il nostro vescovo, e lo accogliamo perché è una persona umilissima, un amico, un fratello. Buongiorno, buongiorno a tutti. La gioia di stare insieme ci fa sentire ancora più amici. E com'è bello sognare, e com'è bello impegnarsi a realizzare i sogni per evitare che ci siano più persone della nostra società escluse dall'amicizia, la vita degna di essere vissuta. Per tutti è necessario l'accoglienza, l'amicizia e l'amore. Sono qui per invocare da Dio la sua benedizione e per impegnarmi con voi a far sì che questo affetto raggiunga ogni persona. È dovere della società e per chi crede in Dio è il modo per amarlo concretamente. Grazie e buon divertimento a tutti. Ma veramente un grazie all'assessore Pasquale Santarpia, perché con la sua diversità ha reso felice non solo se stesso, perché lo vedo contentissimo, ma anche
tante altre persone come lui di Versabile, e quindi veramente testimonianza di vicinanza a queste persone che più volte da noi vengono dimenticate. Noi molte volte ci rendiamo conto che la vita corre, ma per loro sicuramente corre più lentamente, e quello che a volte loro riescono a fare per noi, noi non riusciamo a fare per loro. Quindi veramente grazie a tutti quanti indiversabili della loro presenza oggi, dei nostri concittadini che ci hanno accompagnato in questa giornata anche di caldo, e delle forze dell'ordine, la polizia, i carabinieri, i cinofili di Napoli, la guardia costiera, la protezione civile che anche fa veramente il loro compito gratuitamente, oggi è tutto gratuitamente, la banda musicale che anche lei ha sponsorizzato questo evento. E quindi che dire, che queste giornate si ripetono sempre ogni anno, ma nel senso buono dell'amicizia e dello stare bene, che è quello che rimane poi nella vita terrena. Quindi veramente oggi abbandoniamo gli odi, i rancori personali, quello che può fare male all'altro, perché solo guardando un disabile che magari si trova su una sedia a rotelle ci possiamo rendere conto come è difficile vivere e come è difficile fare qualcosa. Quindi basta poco per rallegrare una giornata così bella per tutti quanti loro. Allora consegno a nome dell'amministrazione, il sindaco e l'assessore Pasquale Santarpia, assessore alle politiche sociali, una targa ricordo: abile alla vita, il tempo libero non ha più barriere, a sua eccellenza Monsignore Francesco Alfano, quale ringraziamento per la sua partecipazione, ennesima testimonianza di affetto e solidarietà nei confronti di chi ha trasformato la propria diversità in una spinta verso la conquista di una vita normale. Grazie a tutti, buon proseguimento. We like party, hey, it's all about the rhythm, it's all about the rhythm.